21 giugno 1953. Nasce Benazir Bhutto. Nasce a Karachi, la leader pakistana uccisa a 10 giorni dalle elezioni politiche del 2008. Per due volte aveva ricoperto la carica di premier, dal 1988 al 90 e dal 1993 al 96, dopo essere stata in esilio e in carcere per il suo ruolo di primo piano nel movimento per il ritorno della democrazia in Pakistan. Grazie all'affermazione del Partito del Popolo, Benazir Bhutto fu la prima donna a capo di un governo in un paese islamico. Implicata poi nelle vicende giudiziarie del marito, nell'aprile 1999 fu condannata per corruzione in contumacia. Era all'estero quando la sentenza venne emessa. 5 anni di reclusione e 10 di interdizione dai pubblici uffici. Rientrata in Pakistan per ricandidarsi alle elezioni del gennaio 2008, venne uccisa il 27 dicembre 2007 da un kamikaze che, dopo averle sparato mentre nel parco di Rawalpindi teneva un comizio, si fece esplodere, uccidendo una trentina di persone. Democratica ma tradizionalista, corrotta ma intrepida, Benazir Bhutto lasciò un'impronta contraddittoria, proprio come il paese che le ha dato i natali, il Pakistan.